Annalisa Mandolino, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva. Qual è l'importanza del PIT Salute per Cittadinanza Attiva? L'importanza del PIT Salute, come di tutto il sistema PIT a livello nazionale, è fondamentale per Cittadinanza Attiva, che da sempre ha deciso di puntare sull'informazione civica come uno dei cardini della propria attività e come una delle forme di partecipazione che garantisce, che ha a cuore. L'informazione civica vuol dire informazione redatta a partire dalle segnalazioni dei cittadini che quotidianamente si rivolgono ai nostri servizi di assistenza, tutela e intervento. Redatta a partire da queste segnalazioni, archiviata e catalogata dai cittadini, riletta dai cittadini, elaborata a partire dal loro punto di vista, che è l'ottica particolare con la quale essi guardano i servizi, in questo caso i servizi sanitari, un'ottica ovviamente concentrata sulla tutela dei diritti. Quando è nata la necessità di un rapporto sullo stato della sanità nazionale? Ormai sono molti anni che il Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva redige e presenta la relazione PIT Salute. Questa è la 14ª edizione del rapporto, quindi il rapporto viene costruito e presentato a partire dal 1996 e in questi anni è servito molto per cambiare la consapevolezza di certi problemi, ma anche proprio per cambiare concretamente la realtà. Se il valore di una informazione si misura dai cambiamenti che a partire da essa possono avvenire nella realtà, di certo il rapporto PIT Salute è un interessante contributo al cambiamento della sanità del nostro paese.